Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata anche voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, dice il Signore, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco,
viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, e che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Thank you.
cari presbiteri, diaconi, fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Nella preghiera di colletta che abbiamo appena pregato, abbiamo chiesto a Dio di darci la grazia di essere nel mondo testimoni della sua opera di salvezza. Mi pare questa espressione una bella sintesi della vocazione a cui siamo chiamati tutti, come popolo di Dio, e che oggi specialmente per voi, presbiteri, assume il solenne carattere di impegno che si rinnova nelle promesse sacerdotali in comunione con il Vescovo. Abbiamo chiesto di essere nel mondo. Possiamo intendere questa parola mondo anche come il momento storico che stiamo vivendo, con le sue sfide e preoccupazioni. La situazione di incertezza a livello sociale, la fatica a comprendere verso dove ci stiamo dirigendo. Il cammino non esente da fatiche e pesantezze e anche disorientamento che vive la Chiesa italiana. Anche la nostra Chiesa diocesana fatica a capire quale strada percorrere, frenata certo da tutto ciò che stiamo vivendo a causa della pandemia, ma anche incerta di fronte a questo nuovo ecclesiale che si intravede, ma ancora non ha contorni ben definiti, e per questo ci spaventa. Come comunità cristiana, presbiteri e laici, uomini e donne, siamo combattuti tra afferrarci saldamente a quello che abbiamo conosciuto nel passato e il desiderio, ma anche il timore, di intraprendere nuovi percorsi. Papa Francesco non cessa di esortarci a una lettura più attenta della realtà, a fare discernimento, e ultimamente ha sollecitato a riprendere la Chiesa italiana il progetto di un sinodo dal basso e dall'alto, per fare nostre con convinzione le indicazioni che ci ha dato nella Evangelii Gaudium, nell'incontro di Firenze. L'invito della colletta a essere nel mondo è per noi presbiteri e laici una responsabilità quotidiana. Non possiamo disertare questo appuntamento, non possiamo essere di un altro mondo o di un'altra storia, perché questa è la nostra storia. Dobbiamo dircelo con chiarezza. Non si tornerà a come prima, forse a meglio di prima, forse diversamente da prima, ma non a come prima. Cosa leggiamo oggi come presbiteri nel nostro essere nel mondo? Facciamo esperienza talvolta nel servizio pastorale di una percezione di frammentazione e dispersione. Ci rendiamo conto che non basta più cambiare qualche cosa, qualche metodo pastorale, qualche ritocco o aggiornare qualche riflessione. La Chiesa, nel suo essere e testimoniare il Vangelo, chiede un cambio più profondo, ma non sappiamo bene ancora in che direzione. E allora ci domandiamo, e domandiamo allo Spirito di Dio, cosa dobbiamo e possiamo fare? Credo che il primo passo da fare è essere testimoni nel mondo, certo, è quello di assumere coraggiosamente questo momento impegnativo, anche con la sua componente di disorientamento e ansia. Cari presbiteri e fedeli laici, ci rendiamo conto che tutta la Chiesa, le nostre comunità e anche noi siamo immersi in questa transizione. In questi anni siamo stati chiamati a ridefinire la nostra vocazione, identità cristiana e anche sacerdotale per rispondere alle sfide che incontravamo. Mettiamoci criticamente di fronte alla tentazione di cristallizzarci nel passato o di pensare a una ipotetica modernità ecclesiale senza radici. In entrambi i casi si rischia di impedire l'azione dello Spirito Santo nella storia. Ecco, mi pare questo il senso della invocazione a Dio di essere testimoni nel mondo. Dobbiamo metterci nella disponibilità di ascoltare con attenzione
e accogliere le posizioni dell'altro, chiunque altro, ed entrare in una dimensione di dialogo e ascolto reciproco. Dobbiamo incamminarci in questa prospettiva, dove l'altro, in questo caso anche gli altri presbiteri, mi possono aiutare nel mio modo personale di affrontare le difficoltà. Purtroppo facciamo fatica ad affrontare insieme le sfide e la transizione in cui ci troviamo. Vi invito ad evitare la tentazione di frammentarci tra di noi, perché questo indebolisce il nostro annuncio, la nostra credibilità e la nostra missione. Vorrei darvi due indicazioni. Unità e benevolenza mi sembrano elementi efficaci per un programma di vita presbiterale e cristiana. Unità e benevolenza per contrastare la frammentazione e la divisione che talvolta emerge e magari per superare anche una critica non costruttiva e senza misericordia. La preghiera di colletta chiede al Signore di essere testimoni, ma come essere testimoni oggi, sia noi presbiteri che i fedeli laici? Al centro delle nostre preoccupazioni deve esserci l'evangelizzazione, ma anche la ripresa consapevole, come ha già detto prima, dell'invito del Papa a riprendere un percorso sinodale. Sì, qui c'è stato un sinodo 5-6 anni fa, ma il libro è polveroso nella biblioteca. Non possiamo nasconderci, fratelli, che la fede della quotidianità si è indebolita. Essere testimoni vuol dire accogliere questo momento di transizione e impegnarci a suscitare la fede cristiana dentro la vita della gente, nella sua carne, nei suoi legami. La fede in Gesù morto e risorto deve tornare ad essere esperienza concreta, non solo pensata o celebrata, ma animare dal di dentro il tempo che viviamo. È necessario superare la preoccupazione della conservazione dell'organizzazione e delle strutture, per concentrarci piuttosto nella ricerca e nella cura dei luoghi in cui prende forma l'esperienza cristiana, come esperienza in grado di dire il senso della vita, della solidarietà, della cura e dell'inclusione. Ecco, accogliamo le buone prassi che i sacerdoti, voi, avete attivato nelle comunità. Piuttosto che aspettarci grandi programmi elaborati da uffici o gruppi di lavoro, che possono essere utili, ma non devono diventare un alibi per la nostra inerzia o passività. Condividiamole queste buone prassi, parliamoci. Parliamo di ciò che abbiamo già sperimentato. Discutiamole, valutiamole nel contesto di ciascuna comunità. Infine, la preghiera di colletta ci indica il compito a cui siamo chiamati: portare e testimoniare l'opera di salvezza del Signore, appunto, nel mondo. Le parole di Gesù nella sinagoga di Nazareth, il Vangelo di oggi ci ha consegnato, ci invitano a divenire strumenti di riconciliazione, di guarigione e di liberazione. Sono parole rivolte a tutti, ma come presbiteri dobbiamo accoglierle nel contesto della nostra vocazione specifica. Nelle promesse sacerdotali che rinnoverete, ci viene chiesto di assumere l'impegno di essere ministri della misericordia, annunciatori della parola e ministri dell'Eucaristia. È la nostra vocazione, che possiamo sintetizzare in una frase: essere dei guaritori feriti, per usare una felice espressione di Henry Nouwen, per poter a nostra volta guarire gli altri e toccarli con misericordia. È Gesù che ci guarisce e, chiamandoci alla sua sequela, ci fa strumenti di guarigione. Siamo ben consapevoli, però, come dice Paolo, che noi tutti, presbiteri e laici, portiamo questo tesoro in vasi di argilla. Riconosciamo le fragilità e le fatiche, ma siamo anche consapevoli che si tratta di un dono di grazia totalmente gratuito, dove risalta nella debolezza la presenza di Dio. Ecco, cari fratelli, presbiteri, cresciamo in questo sguardo di benevolenza tra di noi,
e nei confronti della comunità che ci sono affidate, consegnando nelle mani del Signore le fatiche di quest'anno, quelle già ci sono venute incontro e quelle che ancora devono arrivare. I momenti di incertezza, sicuri di questa parola del Signore: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Concludo questa breve riflessione adesso esprimendo parole di ringraziamento e invito alla preghiera. Vogliamo ricordare con affetto i vescovi emeriti della nostra Chiesa, Monsignor Antonino Orru, che ogni tanto sentiamo per telefono, è a letto ma ancora così con l'energia che lo caratterizza, Monsignor Giovanni Dettori che viene a trovarci spesso, i vescovi nativi della nostra diocesi, Monsignor Giampaolo Zedda, vescovo di Iglesias, Monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Ricordiamo anche Monsignor Paolo Azzei, nativo di Simala, arcivescovo emerito di Sassari. Oggi vogliamo pregare in modo speciale per i nostri confratelli che in quest'anno celebrano ricorrenze giubilari. Il 50° Don Quintino e di Don Raimondo Virdis, che non ha potuto essere con noi stamattina per una piccola indisposizione fisica. Ricordiamo il 25° di Padre Cletus e preghiamo anche per altre situazioni della nostra Chiesa. Preghiamo per i nostri due diaconi, Don Mario Meloni e Don Andrea Martis, che avrò la grazia di ordinare sacerdote, se Dio vuole, il 3 luglio prossimo, qui in cattedrale. Voglio salutare Don Fidel Cotto, che è stato recentemente incardinato nella nostra diocesi. Fidel è di casa, ma gli diciamo benvenuto in un modo ufficiale. Grazie Fidel, un cammino iniziato da tempo di dialogo con lui, col suo vescovo, valutando tutte le situazioni. Grazie. Vogliamo ricordare le religiose e i religiosi, noi abbiamo le comunità maschili che sono questi sacerdoti che vivono insieme, della diocesi e anche quelli che vivono in terra di missione. Abbiamo diversi religiosi e religiose nativi della diocesi che sono in missione. Vogliamo ricordare nella preghiera i seminaristi oggi qui. Avete visto, ci sono i seminaristi del Seminario regionale di Cagliari, quelli della diocesi di Oristano e quelli della diocesi di Ales. Voglio ricordare in modo affettuoso i tanti sacerdoti anziani e malati che non sono con noi. Ieri sera mi ha chiamato Don Floris per dirmi che non poteva esserci, ma mi assicurava la sua preghiera, la sua presenza. Un ricordo speciale per il nostro caro Don Salvatore Pinna, deceduto quest'anno purtroppo a causa del Covid. Non abbiamo potuto, almeno al giorno del funerale, ricordarlo con una preghiera eucaristica, ma poi abbiamo avuto modo con la comunità, con Don Giorgio, di poter pregare per lui. Oggi, come vedete, i laici sono rappresentati dal nostro coro, uomini e donne, forze religiose, ragazzi non sono potuti venire, però li ricordiamo, soprattutto quelli che in quest'anno riceveranno il sacramento della confermazione, proprio con quest'olio che benediremo. Ecco, saluto poi tutte le associazioni, la nostra Caritas diocesana che si impegna molto, con la guida del direttore, per attivare questo sguardo alle povertà del nostro tempo. E insomma saluto tutto il popolo di Dio della nostra chiesa di Ales Terralba. Infine ancora ringrazio voi per il vostro prezioso servizio alla Chiesa di Cristo che vive e cammina in questa diocesi. Grazie per il vostro impegno, la fatica che conosco, la dedizione anche nei momenti difficili ci sono stati. Ne conosco diversi. Chiedo la vostra preghiera per poter servire nel modo migliore la Chiesa. Chiedo il vostro perdono
la Madre del Signore che veneriamo col titolo di Santa Maria Acquas, ci aiuti con la sua protezione. Fratelli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, lo voglio. Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, rinunciando a voi stessi, e rinnovando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto con gioia verso la sua Chiesa nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale? Sì, lo voglio. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere fedelmente il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? E voi, figli e figlie carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo. Ascoltaci, Signore, e pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona, e tra voi io diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Roberto preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregi, alla vita eterna.
O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito, su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione. Perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza. Assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli. Gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati, resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu, in principio, facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi, e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio, che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce
che in Lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di Lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nella vacra spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani il sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, con l'unzione dello Spirito Santo, hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il tuo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel tuo amore per i fratelli scegli alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del tuo mistero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redento e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e la salvezza dei fratelli, e si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con voce esultante l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Salvaci, salvato. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai rendetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chi hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Reverendissimo Padre Roberto, carissimi confratelli nel presbiterato, nel diaconato, fratelli e sorelle, mentre questa solenne celebrazione, che forse più di altre lascia trasparire il nostro essere Chiesa, volge al termine, non possiamo non esprimere il nostro grazie al Signore per averci convocati in questa cattedrale per darci la possibilità di sperimentare ancora una volta, in un momento faticoso e complesso come quello attuale, la gioia della comunione fraterna e la consolazione che sgorga dall'ascolto della sua parola, dalla ricchezza dei segni di questa liturgia, dall'Eucaristia che abbiamo celebrato. Noi presbiteri in primo luogo, raccolti intorno al Vescovo che il Concilio definisce fratello e amico, e al quale ci sentiamo uniti con sincera carità e obbedienza, in questo giorno, festa annuale del nostro sacerdozio, nel rinnovare le promesse sacerdotali, vorremmo riascoltare come a noi rivolta l'esortazione di Paolo a Timoteo, il ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani, e riscoprire con intima gioia che Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza, perché non abbiamo a vergognarci della testimonianza da rendere al Signore nostro. Ne sentiamo più che mai bisogno in questo tempo in cui, nel fare più che mai esperienza della comune fragilità umana e quasi costretti a navigare a vista, possiamo correre il rischio di lasciarci travolgere da un clima di paura e di insicurezza, di solitudine e di ripiegamento su noi stessi. Oggi in questa celebrazione ci è stato dato di poter cogliere già nel segno della benedizione degli oli la misteriosa ma reale presenza di un Dio che consola e dà forza. L'olio dei catecumeni vuole ricordare a tutti noi che già in quanto battezzati abbiamo bisogno di forza per combattere il male, per crescere nella fede, per rimanere fedeli e coerenti nella nostra scelta di adesione al Vangelo. L'olio degli infermi ci porti a riscoprire il volto di un Dio che nel chinarsi per curare le nostre ferite ci fa dono della vera consolazione, frutto dell'azione dello Spirito. E infine il crisma, da cui questa stessa celebrazione trae il nome, consolidi in noi la certezza della nostra consacrazione al Cristo, unico ed eterno sacerdote. Il profumo di questo santo olio ci ricordi sempre che il Signore ci ha consacrati con l'unzione e ci ha mandati a portare il lieto annuncio ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Questi santi oli che la Chiesa oggi per il ministero del Vescovo consacra e consegna diventino così sempre più segno vivo di una speranza che non muore. Gesù il Cristo trasmette gratuitamente anche a noi lo Spirito che ha ricevuto. Unti da Lui nel battesimo, nella confermazione nel ministero, chiediamo la grazia di riscoprire che tutto è dono. Questa consapevolezza ci porti a raggiungere con l'annuncio del suo Vangelo tutti i fratelli che ancora oggi si ritrovano fragili e vulnerabili perché segnati da varie prove, compresa quella causata sotto il profilo sanitario, ma non solo, dalla pandemia. Ci sia dato di poter costruire per loro e con loro, nel segno della carità e di un'autentica solidarietà, veri percorsi di libertà. È tradizione che a conclusione di questo rito, che si propone come prologo alla celebrazione della Pasqua, questo momento costituisca anche l'occasione per un sincero scambio di auguri.
nel rendermi interprete dei sentimenti dei confratelli qui presenti e di quanti, impossibilitati ad esserlo, sono però uniti a noi spiritualmente, come pure dei fratelli e delle sorelle qui radunati in rappresentanza delle diverse realtà ecclesiali, porgo a lei innanzitutto, carissimo Padre Roberto, il più sincero augurio pasquale. E questo augurio, che non può ovviamente essere disgiunto dalla preghiera, vorrebbe tradurre in realtà l'auspicio che nel suo ministero episcopale e in quello dei presbiteri, suoi più stretti collaboratori, emerga sempre più la profonda convinzione d'essere chiamati ad annunciare e testimoniare la gioia inconfondibile del Vangelo, gioia che è innanzitutto dono dello Spirito e che i segni di questa solenne liturgia hanno contribuito a porre in risalto. Carissimo Padre Roberto, la benedizione del Signore che ora invocherà ravvivi in noi la consapevolezza di dover essere, in questo nostro tempo segnato dall'incertezza e dalla fatica, ma animati anche da uno spirito di piena comunione, collaboratori della gioia di tanti nostri fratelli e sorelle, assetati di autentica speranza. Auguri, Padre Roberto, auguri carissimi confratelli e fratelli e sorelle. Subito dopo la benedizione si potranno ritirare gli oli, così come comunicato, e saranno preparati nella saletta dell'Azione Cattolica, sulle scale a fianco alla casa canonica. I sacerdoti e i diaconi possono anche ritirare un piccolo dono da parte del Vescovo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti l'annuncio del Signore risorto e andate in pace. Amen.